Gentilissimi, un calorosissimo saluto come sempre dagli studi di Affordable Art Point. Vi ricordo i nostri consueti appuntamenti la domenica sera dalle 21 alle 21.30 sul canale 78 Sky 918 e su Style Channel attraverso il nostro sito www.affordableartpoint.com e anche ci siamo spostati, date le vostre richieste, lunedì pomeriggio dalle 16 alle 16.30. Allora, signori, buonasera a tutti, buonasera alla mia regia, a Carlo alle telecamere, Giulio che è dietro i nostri monitor, alla mia omonima in dolce attesa che andiamo a salutare, Alessandra Burattina, alla quale chiedo di aprire la chat online per domande, curiosità, richieste di mercato di questo artista molto particolare che abbiamo fortemente voluto nelle nostre scuderie, nelle scuderie di Affordable Art Point, di arte accessibile. Sto parlando della sua prima intervista, almeno con noi, qui alla mia sinistra, non ancora inquadrato, di Giovanni Chilleri. Devo dire pittore, scultore, mosaicista, lo voglio presentare così. Signor Chilleri, buonasera e grazie buonasera. Di aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, lunghissimo curriculum, il suo, opere anche particolari che abbiamo portato qui, ovviamente una piccolissima selezione, credetemi, di un'ampia... insomma, di molte opere, queste di quelle di Giovanni Chilleri, abbiamo detto che spazia proprio dalla pittura alla scultura, bassorilievi che hanno colpito la nostra attenzione. Ovviamente non abbiamo potuto, come è logico che sia, portare tutto, quindi sottolineo piccolissima selezione questa sera, ma arriveremo piano piano a cercare di mostrarvi il più possibile di questa particolare arte. Dunque, le principali tappe del suo lungo e, aggiungo, prestigioso curriculum. Le mie principali tappe sono iniziate dopo aver fatto l'Istituto d'Arte di Porta Romana con validi maestri, e quello, diciamo, che mi ha portato a occuparmi dell'arte sono stati principalmente due pittori, Giotto e Paolo Uccello, perché diciamo esprimevano un po' il sogno, cioè Giotto, e un po', diciamo, il Paolo Uccello pittore e scultore, con le sue forme ampie e forti, diciamo, mi hanno molto influenzato. Poi, finito l'Istituto d'Arte, ho cominciato a fare gioielleria. È un altro momento in cui mi ha dato una grossa spinta sulla mia, diciamo, idea di scultura e come affrontare, diciamo, il mondo dell'arte, è stata la mostra di Henry Moore al Forte Belvedere nel 1972. Questa mostra, diciamo, mi ha aperto, direi, un po' la mente. Cioè, mi ha aperto la mente nel senso che con due linee oppure con confronti, diciamo, di linee, vuoti, pieni ed altro, diciamo, si riesce a dare una sensazione a chi la guarda non indifferente. Altri due personaggi, artisti, diciamo, di cui mi sono, diciamo, ispirato, si può dire, con cui ho fatto tesoro delle sue opere, diciamo, sono Arpe e Viani, Alberto Viani, Alberto. Non Lorenzo Viani, diciamo, che conosciamo benissimo un bel museo a Viareggio. Ecco, questo, e poi dopo ho deciso di fare gioielleria a livello abbastanza alto. No, no, leviamo abbastanza. No, diciamo proprio i marchi, i grandi nomi per i quali ha lavorato. No, qui non vorrei far nomi sulla televisione, comunque nomi, diciamo, che tutti conosciamo, che sono anche ancora tutt'oggi, diciamo, a livello mondiale. In auge. A livello mondiale. Che sono rimasti, diciamo, purtroppo i soli a fare la storia della gioielleria. Ecco, poi che cosa è successo? Dopo, come è passato a questo tipo di arte? Cioè, il mio
il mio periodo artistico, diciamo, è ricominciato nel 93. Ecco, nel 1993. 93, cioè io sono ripartito, avevo lasciato delle opere molto piccole di bronzo negli anni 70, fino al 1975, e sono ripartito da lì. E lavoravo molto sulla parola, cioè partivo da una parola come può essere paura, come può essere forza, come può essere imponenza, come può essere amore, come può essere coppia, come può essere indifferenza, come può essere pensiero. E da queste parole sviluppavo con delle forme quello che per me naturalmente vedevo. Certo. Certo, cioè magari poi ho scoperto che magari anche altri riuscivano a percepire quello che pensavo io. Sono ripartito da lì, poi ho finito questo periodo qui, perché io vado un po' a periodi, non mi accontento, diciamo, ecco, di fermarmi a una certa cosa, ma vado a periodi. Poi ho voluto scoprire l'arte etrusca. E l'arte etrusca ho studiato, ho guardato, perché io, quello che faccio io non viene mai a caso. Cioè c'è sempre un leggero ma graduale studio. Certo, una ricerca. Una ricerca, un graduale studio, e poi arrivo a costruire quello che viene fuori dall'interno di me, certo, stesso. Certo, dall'io dell'artista. Dal mio dell'artista. E allora, partendo dall'urna etrusca, ho tirato fuori delle casine urna. Delle casine urna, che la prima casina urna che ho fatto si intitolava Morte, che naturalmente venendo dall'urna etrusca, che serviva appunto, certo, per i defunti, diciamo, anche se erano poi ceneri, diciamo. Poi dopo ho proseguito con sempre, sviluppando un po' sempre le parole, amore, poi sono passato allo studio del Passerotto. Ecco, allora. Forse l'avrà letto da qualche parte. Oh, infatti, io la ringrazio, avete detto questo, perché è un lungo, come dicevo, non solo prestigioso, curriculum, quello di Giovanni Chilleri, che tra l'altro vi invitiamo ad andare a scoprire sia sul mondo di internet, ma anche all'interno del nostro sito, dove potete trovare proprio veramente lo studio. Avete sentito la lunga proprio ricerca che c'è nelle sue creazioni, nelle sue opere. E come ci richiede, allora, Stefano da Roma, intanto grazie a Alessandra che ha aperto la nostra chat online, che ci fa i complimenti, è incuriosito, partiamo proprio dall'opera numero uno, che effettivamente è vero, in questa panoramica, in questa scenografia, è vero, è l'opera che più colpisce. Allora, l'opera centrale, signor Chilleri, andiamo proprio ad analizzare le opere che ha portato qui in studio. Allora, il titolo di quest'opera, l'opera numero uno, è Universo, gesso e semi di girasole, 80 cm per 80. Vi dico subito che la richiesta di mercato è di 1.900 euro. Allora. Ma questa si chiama Universo perché, cioè, questo è la vita, diciamo. È la vita dal seme all'ovulo che può essere appunto l'ovo del passerotto, può essere l'ovo dell'aquila, può essere l'ovo di qualsiasi animale, diciamo, certo, che dà vita. E il seme che dovrebbe dar vita a tutto il mondo. Ecco, che vediamo adesso, proprio inquadrato, non so fino a quanto possiamo zoomare. E questi sono tutti semi di girasole, incollati uno per uno, un po' tipo raggiera, che cercano un po' di confluire nel centro, dove appunto c'è quest'uovo fatto di gesso, che quest'uovo è gettato naturalmente, come viene fuori non è toccato. Ecco, vi dite un attimo, gustiamoci proprio in silenzio l'opera numero uno, Giovanni Chilleri, qui in diretta con noi, signori, dagli studi di Affordable Art Point. Lo ricordo per tutti coloro che si fossero messi
in contatto in questo momento. Intanto arrivano altre telefonate, richieste. Vi ricordo che potete seguire tranquillamente la replica di questa diretta all'interno proprio del mondo di YouTube, su Style Channel Orler. Allora, Universo, l'opera adesso inquadrata, gesso e semi di girasole, una sorta di inno alla vita, 80x80, la richiesta di mercato 1900 euro. E non a caso è stato scelto, come mi sembra chiaro, il semi, ecco. Il certo, semi. Infatti. Allora, Beatrice da Napoli, grazie di essere con noi questa sera, le chiede: decide mai di inserire il colore nelle sue opere? E se sì, che valore dà ai colori? Cioè, io in un periodo, come dicevo prima, partendo dall'Urnetusca, sono arrivato a fare queste piccole casine. Poi hanno cominciato a raccontare episodi della vita abitativa, sia animale che umana. Umana, certo. Diciamo. E a questo punto mi è venuta la voglia di fare del colore. E io appunto ho affrontato il tema del colore, pensando all'abitare. E ho fatto la casa, diciamo, stilizzata, ho fatto un quadro tutto colorato, come fossero tutti lapis colorati, però sono abitazioni. Abitazioni che possono essere, che toccano il cielo, o abitazioni che volano per l'aria, o abitazioni che sono racchiuse in un'altra casa perché, diciamo così, ritrovano un po' il vecchio paese, ora non mi riesce a trovare la parola precisa. No, ecco, la collegialità, diciamo, ecco, che è qui che inserisce il colore, no? In questa fase. In questa fase, cioè, ho avuto la necessità di fare il colore perché volevo studiare l'abitare, cioè come era l'abitare 100 anni fa, certo, come è l'abitare ora e come sarà l'abitare nel futuro. Allora, la richiesta di Beatrice, sempre grazie, da Napoli, l'opera numero 2 e l'opera numero 3. Andiamo a vederle proprio velocemente. L'opera numero 1 l'abbiamo vista, 1900 euro la richiesta. Attenzione, come ci chiede Beatrice da Napoli, arriviamo, sì, l'opera numero 2 e l'opera numero 3. Allora, l'opera numero 2 è intitolata Serenità, quindi anche proprio il titolo ci accompagna proprio nel messaggio dell'opera stessa. Questo è un mosaico in marmo e ferro, 39 cm per 39, signori, la richiesta 1100 euro. Questa è l'opera numero 2, intanto andiamo appunto a soddisfare la richiesta di Beatrice, Serenità, mosaico in marmo e ferro, 39 cm per 39, 1100 euro la richiesta. Signor Killeri, quest'opera. Allora. Quest'opera io, cioè, ho tra le mie cose, diciamo, che metto da parte, ho tante cose rucinose, diciamo, che ha deciso di collocare. Che ogni tanto tiro fuori qualcosa e creo qualcosa, ecco. Questa è stato, diciamo, un accostamento per me molto felice. Io mi posso permettere, trovo un accostamento di forza, il ferro, e sensibilità. Mi piace molto questa armonia, mi scusi se oso, però no, do una mia interpretazione personale. È vero. Infatti il libro, il libro che ho lasciato, che è stato scritto da Tommaso Paloscia per me, si chiama Gentile Prepotenza. Ecco, possiamo offrirvi anche dei cataloghi, dei libri, ovviamente sul nostro graditissimo ospite artista, qualora doveste ovviamente prenotare anche solo in visione un'opera. Parlavamo appunto di armonia, esattamente come vi è nell'opera numero 3. Grazie Carlo, così, e grazie a Beatrice da Napoli che ci ha chiamato, e adesso piano piano cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti, però come dico io, mezz'ora a disposizione non è proprio un tempo ottimale, quindi bisogna fare una cernita. L'opera numero 3, guardate, molto particolare, molto poetica, molto bella. Intanto vi anticipo il titolo: Sogno, legno e gesso,
80 centimetri per 80, 1700 euro la richiesta. Adesso andiamo proprio ad inquadrarla, l'opera numero 3, eccola qui. Sogno, legno e gesso, 80 per 80, 1700 euro la richiesta. Intanto Asia da Torino le chiede, le sue opere sono pittura o scultura? C'è chi dice pittoscultura, ma a me non piace. Ma a me non piace, al nostro artista non piace. Non piace perché la differenza fra pittura e scultura è solamente, diciamo, lo spessore. Poi ecco, è difficile. Cioè sono più sculture, diciamo. Ecco. Qui sono troviamo più sculture, un simbolo, più sculture. Da parete, diciamo. Da parete. Tra l'altro voglio ricordare che Giovanni Chilleri fa parte di quella ristretta schiera di artisti che abbiamo scelto per arte per esterni, specie con i suoi bassorilievi, che comunque ci arriveremo piano piano nel corso delle interviste, ed è un artista proprio eclettico che riesce proprio a tutto tondo, che riesce a soddisfare le esigenze dei nostri collezionisti anche appunto anche soprattutto con opere da esterno. Quindi l'opera numero 3 l'abbiamo vista, Sogno, legno e gesso, 80 cm per 80, 1700 euro. A proposito di arte per esterni, possiamo vedere l'opera numero 5 per favore? Ora è ovviamente in una scala ridotta, ma voi dovete immaginare, ecco, opere di questo tipo adattate ad esempio al vostro giardino, quindi proprio opere di impatto, opere che arricchiscono, come dico sempre, l'ambiente in cui vivete, in questo caso l'ambiente esterno. Opera numero 5 non ha titolo, è un mosaico in marmo di Carrara e pietra di Santa Fiora, 25 cm per 10, 12 cm è, signori, l'altezza, 1700 euro la richiesta. A proposito di armonia, signori, l'opera numero 5. Ma questa è, diciamo, io sono entrato nel mondo, come dicevo prima, cioè io ricerco sempre qualcosa di nuovo, perché non mi accontento di quello che imparo a fare, ho bisogno sempre di imparare qualcosa di nuovo. E come dicevo prima alla signora Alessandra, io sono entrato nel mondo del mosaico per puro caso. Ho fatto una scultura in legno, tutta di pezzettini di legno, che rappresentano un uomo contemporaneo, cioè un uomo molto schematico, con dalle parti ci sono due pali di vite vecchi, consumati dal tempo, penso da 70-80 anni di tempo. E ho portato una mostra internazionale, al Palazzo Strozzi di Firenze. E poi hanno scelta per fare appunto una rassegna sempre internazionale di mosaico, perché appunto richiamava un po' questa cultura del mosaico, essendo fatta di legni molto piccoli. Quindi poi sono entrato in contatto con persone che fanno mosaici ad alto livello e mi sono incuriosito e ho fatto alcune cose, fra cui questa molto piccolina, che però, diciamo, a me piace molto, ecco, perché il mosaico... Non soltanto a lei, ci stanno arrivando i complimenti, richiama proprio la comunicazione tattile, è vero, viene proprio voglia di toccarla. Di toccarla, è vero. Ma è volutamente anche non fatta molto uguale, per via che non sembri una cosa artigianale. Certo, e infatti ha fatto bene a sottolinearlo. Allora, 1700 euro la richiesta, 25 cm per 10, 12 cm di altezza, l'opera numero 5 Giovanni Chilleri. Andiamo a vedere anche l'opera numero 4, come ci richiede Carlo da Padova, ci arriviamo. Opera numero 4, centralità. Adesso la vediamo, è un gesso, eccola, 47 cm per 56, la richiesta di mercato soli 1000 euro. Troviamo sempre questo suo simbolo. Sì, questo è, diciamo, cioè l'uovo ogni tanto nella mia ricerca ritorna,
perché per esempio quando avevo 20-25 anni facevo delle maternità racchiuse nell'uovo, fatte diciamo di ferro d'argento sul rame bruciato, e quindi l'uovo rientra sempre un po' nella mia, e poi è ricomparso all'inizio degli anni 90 e ora ricompare un'altra volta in Quindi un tema questa proprio mia ricorrente, no? ricorrente, sì, Un perché mi simbolo. piace, cioè è proprio una forma d'armonia perfetta per conto mio, perché il cerchio, il disco, diciamo, può essere ripetitivo, è monotono, invece l'uovo ha questa sua morbidezza, questa sua... e poi mi trasmette tanto per conto mio. Allora, Stefano, dalla provincia di Napoli, chiede il bianco per Giovanni Killeri. Il bianco è la sensibilità, Che troviamo molto. l'armonia, la non rottura, cioè ecco, la non rottura, ecco, perché a me mi danno molto noia, diciamo, di cose troppo violente, ecco, mi danno, non, anche Quindi la nell'arte, sensibilità, la non rottura, anche l'eleganza, l'eleganza, aggiungo. sì, quell'eleganza Mi senza... piace proprio aggiungere. Allora, facciamo proprio iniziamo a fare la carrellata, certo, come mi chiedono dalla regia. Perfetto. Allora, continuate appunto a chiamare. Vi ricordo la replica di questa puntata nel mondo di YouTube su Style Channel Horler. Entrate appunto su Style Channel Horler. Due punti, Giovanni Killeri, e troverete la replica di questa intervista. Allora, andiamo a vedere l'opera numero uno con la quale abbiamo iniziato. Avete sentito il lungo percorso artistico di questo pittore, scultore, mosaicista che noi abbiamo scelto soprattutto per arte, per esterni. I nostri grandissimi collezionisti spesso ci richiedono degli artisti selezionati, selezionatissimi, mi viene da dire, e Giovanni Killeri è proprio uno che abbiamo scelto, uno di loro, per abbellire lo spazio appunto esterno, non soltanto interno. Opera numero uno, Universo, gesso e semi di girasole. Guardate quanti ce ne sono, veramente un'infinità. 80 cm per 80, 1.900 € la richiesta. Quanto occorre, una breve battuta, signor Killeri, a fare un'opera così? Ma un'opera così non è che si possa fare, diciamo, In tutta, mezz'ora. no, no, nemmeno tutta in un giorno, perché, Certo. certo, perché poi cioè, un artista, diciamo, dopo un pochino gli viene anche a noia, diciamo, a fare la solita Cioè, cosa. ha bisogno. Eh beh, qui c'è un movimento, una cosa Siccome sono a ripetuta. 2 ore, 2 ore il giorno, non lo so quanto ci vorrà, E ma beh, ci comunque vorrà, protratto per bruciato per il tempo, non l'ho calcolato necessario. Ah, nemmeno. comunque, ecco, non è la pennellata e via, la spatolata e via. Universo, 1.900 € la richiesta di mercato. L'opera numero due, grazie. Allora, quella che ha colpito, se non erro, la nostra Beatrice, la nostra cliente da Napoli. L'opera numero due, forza e armonia, qui, e fragilità in quest'opera. Serenità, mosaico in marmo e ferro, 39 cm per 39, 1.100 € la richiesta di mercato, che peraltro potete ripartire in comodissime rate ad interessi zero. L'opera poi numero 3, che abbiamo visto appunto alla parete qui alla mia sinistra, ancora non inquadrata. Il titolo è Sogno, legno e gesso. 80 cm per 80, grazie, ok, grazie per i complimenti che ci arrivano. 80 per 80, 1.700 € la richiesta di mercato. Andiamo a vedere l'opera numero 4 che abbiamo visto poc'anzi, centralità, eccola, a proposito di eleganza, a proposito di luce, a proposito di serenità, di armonia. Ovviamente in gesso, 47 cm per 56, 1.000 € la richiesta di mercato. E poi l'opera numero 5 che vi abbiamo chiesto di immaginare in ampia scala, proprio per il nostro progetto, devo dire richiestissimo, di arte per esterni, ideato da Affordable Art Point. Guardate il mosaico, qui tutta l'esperienza.
Mosaico in marmo di Carrara, lo ricordo, e pietra di Santa Fiora, 25 cm per 100 le dimensioni, 12 cm l'altezza, 1.700 euro la richiesta di mercato. Sì, per questa Santa Fiora, diciamo, è una cava che c'è in Maremma, in Toscana, molto particolare, che ha questo marrone con delle venature molto belle, come dello stesso pezzettino cambia colore dal marrone più chiaro. Questo è lo stesso pezzettino, pezzetto, però con varie sfumature, con pezzetto, delle... pezzetto fatto a pezzettini piccoli, perché poi vengono tutti fatti a pezzettini piccoli, non è che io vado a comprare le tessere già fatte. Certo. Ecco, perché a me piace sottolineare anche questo, perché è molto importante creare la tessera dalla pietra, diciamo. Allora, andiamo a vedere, come mi suggerisce Carlo dalla regia, l'opera numero uno. Sì, la andiamo a rivedere, quella proprio con i semi di girasole, come ci stanno chiedendo. Universo 80x80, signori, 1.900 euro la richiesta, tutto sotto le 2.000 euro. Giovanni Chilleri, lunga ricerca artistica, soprattutto tanto studio, signori, dietro queste opere. L'avete sentito, e comunque il mondo di internet, sì, grazie, offre proprio la possibilità di scoprire tutto sui nostri artisti, proprio anche durante la diretta. Andate a documentarvi, andate a vedere chi realmente stiamo presentando, e questo veramente un artista di grande interesse che ha suscitato tutta la nostra attenzione, sono sicura anche la vostra. E sì, rivediamo anche l'opera numero 2 e l'opera numero 5, non so se c'è tempo, un attimo, andiamo a vedere, mancano pochissimi minuti. Serenità, l'opera numero 2, mosaico in marmo e ferro, 39 cm per 39, 1.100 euro, e poi proprio andiamo a rivedere l'opera numero 5. Allora, cerchiamo di correre con le richieste appunto di visibilità, di ritornare, eccola qua, vedete, con ogni pezzettino, come giustamente lui diceva, non è assolutamente uguale all'altro, questo non è artigianato, questa è arte vera e propria. L'opera numero 5 non ha titolo, è un mosaico in marmo di Carrara e pietra di Santa Fiora, avete sentito, proprio si trova nel cuore, la pietra di Santa Fiora della Maremma. E questo di Carrara, ed è appunto Carrara. Certo, questo lo conoscono tutti, 25 cm per 10, 12 cm l'altezza, signori, per quest'opera senza titolo, 1.700 euro la richiesta. Allora, io vi saluto, non so se c'è tempo per lanciare poi sul finire anche lo spot su Arte su Misura, comunque avrete modo di vedere appunto il nostro progetto, grazie al quale molti di voi ci stanno ovviamente chiamando, l'arte per esterni. Signor Chilleri, io la ringrazio infinitamente. Grazie a lei di avermi ospitato. Saluti, posso dire, la nostra, sono toscana anch'io, basta Toscana, la nostra amata Toscana. Porti un bacio da parte mia. Allora, ringraziamo il nostro graditissimo ospite. Signori, io vi chiedo di non andare via, rimanete collegati con noi e nei nostri canali multimediali, canale 78 del Digitale Terrestre, interamente dedicato all'arte, Sky 918, soprattutto in streaming attraverso il nostro sito www.affordableartpoint.com. Ricordo i nostri appuntamenti lunedì pomeriggio dalle 16 alle 16.30 e la domenica sera dalle 21 alle 21.30. Da Alessandra è tutto, un caloroso abbraccio dagli studi di Affordable Art Point.